Chi sei? Piero Giovinazzo. Luca Basile. Anni? 38. 38. Dove vivi? A Roma. Roma. Dove vorresti vivere? A Roma. Roma. Da quale idea nasce I Viaggi di Adriano? I Viaggi di Adriano è nata 10 anni fa da un'idea, cioè quella di portare la cultura alla portata di tutti. Tutto quello che ha detto lui. Qual è il tuo ruolo? Sono il direttore tecnico. Direttore artistico. Cosa sono per te gli attori della Fenix 1530? Sono il cuore pulsante della storia che vive nei vicoli di Roma, perché sono coloro che mettono in scena i grandi protagonisti della storia. Una famiglia, grandi professionisti e grandi amici. Saluta il tuo collega. Ciao Luca. Ciao Pia. Da quanto tempo vi conoscete? 11 anni. 11 anni. Aspetta, no, 12. Ah già. Da quanto tempo collaborate? 12 anni. 12 anni. Perché hai scelto di collaborare con lui? Perché è migliore, no? È chiaro. Perché è migliore, no? Chiaro. Cosa ti rende più fiero del tuo lavoro? Il fatto che attraverso il nostro lavoro possiamo veicolare la cultura a tutti i livelli, permettendo a chiunque di appassionarsi di Roma. Basta, di Roma. Come hai fatto a finire così una cosa? Finita malissimo, vero? È scesa. Non ricordo la domanda. Cosa ti rende più fiero del tuo lavoro? La reazione del pubblico. Alla fine è il pubblico che ti dà quell'energia e quella voglia di rifarlo, rifarlo e rifarlo ancora. Se potessi tornare indietro, rifaresti tutto quello che hai fatto? Magari un po' più velocemente, sì, rifarei tutto ciò che ho fatto. Purtroppo sì. Tre personaggi del mondo dello spettacolo preferiti? Massimo Troisi, Gigi Proietti, Alberto Angela. E dello spettacolo Alberto Angela. Sì, si può fare. Proietti, Favino e Filippo Timi. Se dovessi paragonarti a qualcuno del tuo settore, a chi penseresti? Andrea Papalini, tutta la vita. Fabio De Luigi. Se ti offressero una bella somma di denaro, cosa faresti per prima cosa? Ah, un sacco di cose. Intanto mi ubriaco, poi vediamo. Pagherei tutti i debiti. Però così è di una tristezza inaudita. No, la volevo fare cattivissima, capito? Mamma mia. Hai mai pensato di fare un altro mestiere? Avevo pensato di iscrivermi a giurisprudenza, tutta un'altra cosa, perché volevo fare il commissario di polizia. Ogni giorno della mia vita. La visita teatralizzata più faticosa da promuovere? Claretta Petacci e l'amore del ventennio, che da quando l'abbiamo chiamata così siamo passati per fascisti. Quando invece l'abbiamo chiamata, come all'inizio, fascismo ultimo atto, eravamo comunisti. I Borgia, perché è una visita guidata teatralizzata molto complessa, dove ci sono 15 costumi che ruotano e quindi c'è tutta una macchina dietro le quinte, dietro questa visita guidata teatralizzata. In realtà è Genco che si porta tutto dietro. Esatto, noi l'abbiamo risolta così. Cosa cambieresti di te? L'impulsività e quel pizzico di presunzione che a volte mi fa sbagliare. L'essere costantemente casinaro. Il tuo punto di forza? La caparbietà e la resilienza. La determinazione. Chi di voi due è il più simpatico? Lui. Chi di voi due è il più bello? Lui. Chi di voi due è il più creativo? Lui. Lui. Cosa ti piace di più del tuo modo di lavorare? Nel mio lavoro non ci si ferma mai e quindi mi piace non fermarmi mai. Le improvvise accelerazioni. È un mestiere di lunghe attese e poi improvvise accelerazioni dove ti rendi conto che in realtà hai seminato tanto. E dell'altro? Dell'altro che? Ah, ok. Che è assolutamente istrionico, ha una fantasia incredibile e scrive da Dio. La caparbietà, l'essere pragmatico e il fatto di riportarmi sempre coi piedi per terra. Di qualcosa di simpatico al tuo collega. Qualcosa di simpatico? Ma di curca! Cosa ti senti di dire alle persone sul teatro e la cultura in questo particolare periodo storico? Beh, intanto che il teatro e la cultura esistono e sono due realtà uniche e straordinarie, due chiavi di lettura che ci permettono davvero di affrontare la vita, a differenza della velocità dei social network che invece ci impongono un modo di fare diametralmente opposto. Quindi viva la cultura e il teatro sempre. Ha da passare la nottata, però facciamoci trovare pronti. Qual è il progetto o visita a cui sei più legato? Il Marchese del Grillo, perché da lì è partito tutto. È un'esperienza che ha permesso di conoscere Valerio Di Benedetto e Luca Basile. Trilussa, perché è stata una importante sfida che ho vinto, il testo è tutto quanto in rima, il pubblico romano l'ha accolta benissimo. E l'altro è la Repubblica Romana, un piccolo grande colossal che riporta ai giorni d'oggi una grande battaglia portata avanti da ragazzi della nostra età e che è stata dimenticata dalla storia.
La tua prima esperienza di recitazione. Ultimo anno di scuola materna facevo Mangiafuoco nella recita di Pinocchio. Boietto in Rugantino per Fio del Boia. Ti ha cambiato la vita? Sì, a voglia. Ho capito che non avrei mai fatto l'attore. Purtroppo sì, ho capito che avrei fatto l'attore. Il personaggio che ti piace di più tra le visite guidate teatralizzate? Senza dubbio Gian Lorenzo Bernini. Trilussa. Il personaggio tra le visite guidate teatralizzate che avresti voluto essere? Gian Lorenzo Bernini. Mameli. La reazione del pubblico quando viene a vedere una visita guidata teatralizzata? Oz. Fammi uno sguardo. Pronto. Pronto. Acuto. Pronto. Profondo. Pronto. Questa è Ramagnum, però. Ramagnum profonda. Salutaci come farebbe un condannato a morte di Mastro Titta. Celentano, Rugantino. A Mastro T, qua me devi prende. Ciao, eh. Salutaci come farebbe il Marchese del Grillo. Perché io so io e voi non siete un... Cazzo? Bravo. Ah, io? Ma penso che fa... Ah no, aspetta, ma sta di un'altra cosa. Ah, infatti, dicevo, infatti non si... Ok, Che cazzo? Non ricordo la domanda. Mamma mia. Beh, la... Okay, ma, Oggi stiamo così. Sì. Dai. Ce la faremo. Ad abbassare la nuotata. Nella recita di Pinocchio. Per Fio del Boia. Una magnum profonda. Ma l'ho fatta apposta, però. Oz. Che porti? Dipende. Vabbè, questa è la tagli. Dipende. Ok. Aspetta. Ciao, Basta. Come hai fatto a finire così una... Finita malissimo, vero? È scesa. Non ho detto un cazzo. Dai, ce la faremo. Perché io so io. E voi. Non siete un... Ciao.